la vittoria della finale di Coppa Italia. Eccolo, Paul Pogba, il nuovo numero 10, poi arriva Massimiliano Allegri, poi toccherà a Gigi Buffon, che sale, e questo è un dato importante, a quota 6 per quanto riguarda le vittorie nella Supercoppa italiana, raggiunge Stankovic che era il primatista, ne ha vinte 5 con la Juventus, una con il Parma, riceve l'abbraccio di una tifosa cinese, è il momento di sollevare la Supercoppa italiana, Buffon che la riceve dalle mani del presidente della Lega, Maurizio Berretta. La Juventus ha battuto la Lazio, ha vinto la 7ª Supercoppa italiana della sua storia, questa è la festa bianconera. La Lazio in questo momento, comunque, data anche la scarsa condizione fisica, fa fatica proprio a provare a giocare come fa di solito. Allarga Lichtsteiner per Sturari, il cross dalla parte opposta, il colpo di testa di Mandžukić e si fa perdonare per l'errore precedente, la Juventus è in vantaggio, primo gol ufficiale per il gigante croato. Ha fatto davvero un gol bellissimo, ha staccato il momento giusto, è entrato in area di rigore proprio guardando il tempo di inserimento sull'esterno del compagno e riesce a passarla proprio all'angolino dove Marchetti non può arrivare. È stata un'azione elaborata in maniera perfetta dalla Juventus che ha liberato al cross a Sturaro dopo lo scambio con Lichtsteiner, davvero irraggiungibile a quelle altezze, Mandžukić che fa valere il colpo migliore del proprio repertorio, il colpo di testa sovrasta Dusan Basta e porta in vantaggio la Juventus. Le reazioni dalle panchine, Stefano Mattei. Pioli ovviamente si è girato verso la propria panchina rammaricato e invece Allegri ha fatto un'occhiata, come dire, finalmente è arrivato il gol per Mandžukić, perché sicuramente avrà perso qualcosa come velocità in attacco la Juventus senza Tevez, ma ha trovato in attacco i centimetri di Mandžukić. Complimenti. Beh, ancora per il momento qualche schizzo d'acqua, ma non di più, qualche goccia, anche perché il vento continua al limite ad allontanarci. Mandžukić da bordo campo, da fondo campo, il colpo di testa, il pallone che arriva dalle parti di Dybala e bagna nella maniera migliore il suo debutto bianconero con un sinistro imprendibile per Marchetti sull'assist di Pogba. Dybala, Juventus 2, Lazio 0. Molto bravo anche Mandžukić sul fondo a tornare la palla sul secondo palo, straordinario Pogba a vedere il compagno completamente libero e altrettanto bravo Dybala di prima intenzione, qua vediamo la parte finale a coordinarsi e con il sinistro di collo pieno tenere la palla bassa. Gol di Dybala, l'anno scorso ne aveva realizzati 13 con la maglia del Palermo, arriva il primo con quella della Juventus, conclusione dai 10 metri imprendibile per Marchetti, la Juventus va sul 2-0 e adesso alla Lazio serve davvero un'impresa sportiva perché mancano 17 minuti al 90esimo, è sotto di 2 gol e sarà davvero difficilissimo riuscire a ribaltare questo risultato.